Zoo e il giorno di San Valentino. Buongiorno a tutti. Buongiorno, papà. Mua. Papà! È il giorno di San Valentino, Zoo. Oggi devi baciare la persona che ami. Baciare? Allora non vorrai il biglietto di San Valentino. Grazie, mamma. E anche da parte mia. È proprio carino, grazie. Oh, siete qui. Guardate un po' cosa mi ha regalato il nonno. Anch'io ho ricevuto un biglietto. Questo qui è per la bisnonnina. Vado di sopra a darglielo e di corsa. Buon San Valentino a tutti quanti! Ciao, Zoo! Ciao, Elsie! Buon San Valentino! Grazie! Le rose sono rosse, le viole sono blu e Zoo è l'amico che amo di più! È bellissima, Elsie! L'ho scritta in rima e tutta da sola! Mi dispiace, io purtroppo non ce l'ho un biglietto per te, Elsie. Non l'ho potuto dare neanche a mamma e papà. Puoi sempre inventarlo un biglietto. Dovrei farne più di uno, sai, per questo. Me ne serve uno per la bisnonnina, uno per il nonno e uno per la nonna. Sono già tre biglietti. Perché invece non fai un unico bellissimo biglietto per tutta la tua famiglia? Un biglietto per tutta la famiglia? Ma è una grande idea, Elsie! Deve esserci una fotografia di famiglia qui da qualche parte. Oh, Zoo, sei tu questo? Sì. Guarda, Elsie, io e te. Guarda tuo nonno con la sua bicicletta da corsa. Ha una pettinatura molto buffa. Oh, non riesco a trovare una foto di famiglia da nessuna parte. Si fa prima a disegnarlo il ritratto. Bella pensata, Elsie. Ho finito! Non c'entra più nessuno nel mio disegno. Un disegno non è bello come un vero biglietto di auguri. Potresti presentare il disegno in una cornice per completarlo? Una bella cornice decorata, con tante cose speciali, che mi fanno pensare alla mia famiglia. Dobbiamo ricordarci dove abbiamo trovato queste cose, così dopo possiamo rimetterle al loro posto. Il filo di seta della bisnonnina era nella sua cesta. E questo disegno chi ti ricorda? La mamma! A lei piacciono tanto le banane e mi fa pensare alla mamma anche la faccina che ride sul frigo. I francobolli sono di papà. Li ho trovati nel cassetto laggiù. I cuoricini rossi che ha preso in cucina invece sono della nonna. Li usa per decorare le sue torte. E poi abbiamo trovato lo spago del nonno e la busta di semini fuori, sopra il tavolo in giardino. E questi biscotti per il gelato chi ti ricordano, Zoo? Me, certo! Mi piace tanto il gelato. Ehi, voi due. Sto cercando il mio spago da giardino. E non trovo più anche una busta di semini. Devo averli appoggiati da qualche parte. Meglio portare via tutto, prima che qualcuno ci scopra. Oh, devo aver lasciato qui le mie decorazioni per la torta. Sono dei cuoricini rossi. Non preoccupatevi, saranno di sicuro in cucina. Spero che ai tuoi nonni non dispiaccia se usiamo le loro cose.
Stai tranquilla, dopo glielo restituiamo. Vieni, andiamo fuori. Nessuno ci darà fastidio in giardino. Voglio mettere la faccina sorridente sotto la mamma. Lo spago da giardino è proprio come i capelli di tuo nonno. Buongiorno. Ciao, papà. Quello sembra molto interessante. Il nonno ha tanti francobolli, sai? Buona idea, Su. Prenderò uno dei suoi. Dobbiamo trovare un altro posto per finire il disegno. Ecco fatto. La mia famiglia al completo. Guarda cosa ci dà Poc da mettere sul biglietto. Forse Poc ci vuole dire che non abbiamo messo niente di suo nel ritratto di famiglia. Grazie, Poc. La tua piuma fa diventare il biglietto ancora più bello. Grazie anche a te, Elsie. Non ce l'avrei mai fatta senza il tuo aiuto. No, figurati. Mi piace fare i biglietti di San Valentino. Oh, devo andare a casa, è ora di cena. Spero che il tuo biglietto piacerà a tutti. Ciao, Elsie! Grazie dell'aiuto! Non c'è di che! C'è una sola persona alla quale non ho fatto il biglietto d'auguri. Ah, eccola qua! Ma guarda, ecco cosa, Su? Una fotografia mia e di Elsie. Oh, è davvero una bellissima foto di voi due. Che cosa ci vuoi fare? Voglio farci un bel biglietto di San Valentino per Elsie, nonno. Ah, sì? Ma che bella idea! Sarebbe ancora più bella se avesse una cornice. Vieni con me, ho quello che ti serve. Ah, ecco qua, è perfetta. Sapevo che mi sarebbe tornata utile prima o poi. Grazie, nonno! Bene. È a posto adesso. Non ancora. Voglio decorare la cornice prima di regalarlo ad Elsie. Bravo, Su. Hai fatto un piccolo capolavoro. Beh, non vai a darlo ad Elsie? Prima però devo fare un'ultima cosa. Le rose sono rosse, le viole sono blu, a me piace il parco e a te anche di più. Proprio niente male. Complimenti, Su. Non è bella come quella che ha scritto Elsie per me. La sua è bellissima. Avanti, provaci di nuovo. Va bene. Le rose sono rosse, il gelato è blu. Oh, questa non funziona. Vediamo un po'. Le rose sono rosse, i gigli sono gialli. Non mi viene in mente niente che faccia rima con gialli. Ah, a parte Ehi, voi due, è ora di cena? Le rose sono rosa e tu sei coraggiosa. Le rose sono buone come il minestrone. Oh, grazie, Bisù. Il tuo biglietto è fantastico. È per tutte le persone che amo. Ingegnoso metterci quegli oggettini a noi familiari. Sono piccole cose che mi fanno pensare a voi. Mi piace la mia faccina sorridente. E io sono contento d'aver ritrovato i francobolli. Puoi riaverli indietro se vuoi. Li ho solo presi in prestito per il biglietto. Preferisco lasciarli lì per ora. Almeno so dove sono. Puoi tenere anche i miei cuoricini di zucchero, Su. Stanno benissimo nel tuo disegno. Grazie, nonna. Oh, 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 ma che belli i miei capelli di spago pazzerelli. Sei proprio un bambino in gamba, Su. È il più bel biglietto che abbia mai visto in tutta la mia vita. Buon San Valentino a tutti quanti! Ehi, Su, è piaciuto il biglietto alla tua famiglia? Tantissimo! Questo l'ho fatto per te, Elsie. Buon San Valentino! Le rose sono rosse, le viole sono blu. Elsie è una grande e anche di più! Le rose sono rosse, le viole sono blu e tu sei l'amica che amo di più!
Heh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